Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Siamo ancora su Fable perché finalmente mi sono potuto potenziare un altro pochettino grazie a tutti i punti che ho ricevuto nella scorsa missione. E oggi quindi siamo pronti per andare finalmente da Dedalo a farci dare queste nuove notizie, visto che lui ha praticamente trovato ha trovato comunque delle informazioni per noi. Quindi teletrasportiamoci al campo dei tumuli, dove tra l'altro ci sono anche delle zone di pesca che io ho pescato off camera, ma che vi farò vedere adesso, perché ovviamente ve le faccio vedere, giustamente. No, qui non ci dobbiamo ancora andare, non esploriamo zone per il momento che non dobbiamo esplorare. Allora, la prima zona di pesca si trova qui, dove c'era la porta oscura, quella bloccata. Ma questo credo di avervelo fatto vedere in live. Vediamo se nel frattempo adesso mi... No, Oh no, un'altra avventura. sono Settima ancora... sottordine. Vabbè, niente, sono ancora troppo mingherlino per lui. Pensavo di aver mangiato abbastanza. Un altro punto di pesca si trova qui, dove troverete un tatuaggio, se non mi ricordo male, anche se io già l'ho preso, in questo caso. E l'altro punto di pesca si trova invece qua sotto, Attenzione. dove Equipaggio troverete pronto. 500 oro. Quindi qua troverete anche dell'oro. Una volta fatto questo, possiamo proseguire e andare avanti a Oakvale, seconda cittadina di gioco. Che tra l'altro, se vi ricordate bene, era casa nostra. Salve, mi ricordo di te. Credevamo fossi morto in quell'orribile assalto dei banditi. Dove sei stato tutto questo tempo? Ti ricordi di me, vero? Stavo cercando la mia orsetta Rosie prima della razzia. Da quel giorno i miei si sono trasferiti a Bowerstone. Quel posto non mi è mai piaciuto. Ehi, Esatto, sta tutto rivivendo bene? il passato. Per un attimo ho creduto di averti perso. Ad ogni modo, ora devo andare. È stato bello rivederti. Addio. Esatto, lei era praticamente la bambina che cercava l'orsacchiotto. Avete visto che glow up pazzesco che ha avuto? Da questa parte. Allora, lì c'è Dedalo che mi sta richiedendo ovviamente di parlare con lui, ma noi invece dobbiamo andare in giro a fare altre cose. Perché qui siamo. Abbiamo la possibilità di Ti fare serve un altre bravo cose. spadaccino che combatta al tuo fianco? Ecco, questo potrebbe essere un'ottima scusa per tornare indietro Ti alla serve un bravo porta. spadaccino che combatta al tuo fianco? Stai zitto. Questa potrebbe essere un'ottima scusa per portarlo insieme a noi, vicino alla Ti serve un porta. bravo spadaccino che combatta al Ancora, tuo fianco? vicino alla porta praticamente dove mi richiedeva di fare un sacrificio, cioè un sacrificio, un atto di estrema malvagità e potremmo ucciderlo davanti ai suoi occhi per far aprire la porta. Quindi potremmo tranquillamente farla questa cosa. Qui siamo al cimitero, il giardino dei caduti, e qui ci sono diverse zone che possiamo scavare. Le tombe, sì, possono essere scavate, quindi ci sono altri oggetti che possiamo ottenere. Ovviamente le tombe che si possono scavare sono quelle che hanno la pavimentazione più delineata, come in questo caso, se non sbaglio. No, dove era? No, questa non me la fa scavare. Questa neanche, questa sì. Vedete, in alcune praticamente si può scavare, in altre no. Pozione di cura. Qua non si può scavare. Qui ovviamente non c'è nulla. Qui la tomba non si può scavare. Ovviamente vi faccio vedere le zone dove andiamo a scavare anche perché voglio fare una sorta di guida del gioco. Non voglio fare soltanto un semplice let's play. Voglio comunque far sì che chi ovviamente magari voglia rigiocare Fable o comunque abbia la possibilità di giocare Fable nel 2022, cosa che
È abbastanza inquietante da dire con tutti i giochi che ci sono a disposizione al giorno d'oggi, però possa effettivamente avere un punto di riferimento, possa comunque guardare qualcosa di questo gioco e possa anche magari carpirne tutti i trucchi. Che combatta al tuo fianco? Sì, mi serve lo spadaccino, ma non adesso. Mi servirà poi successivamente. Allora, qui non c'è nessuno che mi vede, quindi possiamo provare a rubare se c'è qualcosa. Esatto. Potrei anche utilizzare il letto, in realtà. Però non lo faccio. Oh, ciao. Posso farti una domanda personale? Hai mai assaggiato i funghi blu? Io e un ragazzo delle foreste della Gilda ne abbiamo esatto. provato uno l'altro altri funghi sera. Blu. Prima di allora non ero mai stata così bene con un uomo. Oh, Cyril, era così dolce. Esatto, quindi anche loro praticamente hanno un altro, cioè hanno provato un altro di quei funghi blu che sinceramente a me mi serve per curare quel ragazzo. E ovviamente sti funghi blu stanno facendo un giro particolare di tutta la zona. Allora, qui invece c'è un tizio che mi vede, però se io salgo qua sopra... Ah, me lo considera sempre come... che mi guarda? Come potete vedere, nel frattempo stiamo aumentando la nostra malvagità. Mi sto facendo i fatti miei. Sì, scusa. Ok, però essendo che in casa purtroppo non posso fare altro. Oh, un eroe! Gestisco un'arena di calcio al pollo sulla spiaggia, ma ultimamente un fantasma. Si tratta di certo dello spirito di un animalista. Non potresti, beh, ecco. Ok, quindi questa è un'altra missioncina. Cioè, un'altra, diciamo, piccola richiesta più che altro, una side quest. Abito superiore oscuro. Pozione della volontà, qui ovviamente non ci vede nessuno. Quindi possiamo rubare. Scendiamo ancora. Ed ecco, lì c'è il nostro fantasma. Non mi ricordo se qua c'era una zona da pescare. Eccolo qua. Ah, finalmente un'anima pia che non si dilegua alla mia vista. Ho vagato su questa spiaggia deserta per così tanti anni. Si vedono la texture degli occhi al contrario. Sei stato mandato dagli dei per alleggerire il fardello della mia pena? La mia anima risiede in fondo al mare, la mia povera moglie è affranta indigente. Lei mi crede un semplice pescatore ed è convinta che sia ancora disperso in mare. In realtà, mio caro amico, avevo anche una piccola attività collaterale di pirateria. Ho nascosto il bottino vicino al molo sulla spiaggia ovest. Se riuscirai a dissotterrarlo con una vanga e a consegnarlo alla mia povera moglie, ti darò una lauta ricompensa. Se dovesse servirti una vanga, le vendono in città. Esatto, ma in questo caso potremo anche fare un'altra cosa, ovvero prendere il tesoro, tenercelo e non dare niente alla moglie e scacciare il fantasma. Balestra di quercia, qui abbiamo ovviamente un letto per poter dormire, questo è molto comodo. Il tesoro, se non ricordo male, sì, si trova praticamente da quell'altro lato. Infatti lui ci ha detto nella spiaggia a ovest. Ovest inteso come ovest della mappa. Quindi in questo caso appunto la mappa... Ti sei già sbarazzato di quel fantasma? No, non mi ci sono sbarazzato ancora del fantasma. Qui c'è un forziere nel frattempo. Fiala di resurrezione che... schifo non fa. Ti serve un bravo spadaccino che combatta al tuo fianco? No, per ora no. Mi servirai dopo, quando dovrò fare il sacrificio. Qui c'è l'arena, invece, dove si può combattere praticamente. Però se non mi ricordo male, qua si combatte solo a mani nude. C'è una banda di combattenti a mani nude a Bowerstone che fa...
Esatto, ma qui non siamo ora a Bowers. È un brutto momento. È il mercato. Non so se potevo partecipare. No, credo che non mi fanno partecipare. Non so se è perché non ho ancora il fisico adatto o se è proprio perché questa, diciamo, è una sorta di prequel. Da questa parte. No, Dedalo, per il momento non devo parlare con te. Da questa parte. Questo bardo. Salutius, io sono un famoso. Io ti dono qualche can e così siamo. No. A quanto. Non voglio che tu canti. Da questa parte. Da questa parte. Qui c'è una che dorme. Facciamoci una birra, va bene? Da questa parte. Non ho nulla da rubare qua, vero? Anche perché adesso, grazie alla furtività che ho sviluppato, posso rubare. Da questa parte. Quindi abbiamo la possibilità di poter rubare finalmente. Allora, qui dovrebbe trovarsi il tesoro. Allora, qui intanto c'è il molo. Sì, potremmo pescare, ma non mi interessa. Non so se c'era zona. Se c'era zona di pesca qua. No. Credo di no, in realtà. Anzi, no, là sì, invece. Qui c'è una zona di pesca. Quindi peschiamo. Ovviamente conviene pescare solo ed esclusivamente dove ci sono le bolle. Cioè, non vi conviene pescare da altre parti. Perché comunque i tesori più grandi, i tesori migliori, li trovate solo lì. Cioè, dove ci sono le bolle. Aia. Aia, attenzione. Ok. Ovviamente vi faccio vedere anche le zone di pesca, perché anche le zone di pesca fanno parte appunto della guida, tra virgolette. Una fede nuziale falsa. Questa può essere utilizzata. Può essere utilizzata in diversi modi. Ecco, questa dovrebbe essere la moglie, se non sbaglio, del. Spesso rimango qui fuori a contemplare il mare. Il mio povero marito è disperso in mare da molti anni. È andato a pescare e non è mai rientrato. Non ho mai perso la speranza di rivederlo un giorno. Esatto. Il tesoro. Ops. Ok. Il tesoro dovrebbe per l'appunto trovarsi. No, non credo che sia questo. Perché era sotterrato. Esatto, questi sono gli stivali dell'assassino. Esatto, dobbiamo andare verso il sentiero della scogliera. Io mi equipaggio le armi perché non mi ricordo qua se c'era. Se c'era qualcosa. Qui non c'è nulla. Ah, questo era l'accampamento. Sì, per il momento è chiuso. Qua ci dovremmo tornare per una missione. Tatuaggio. Eppure lui mi aveva detto che aveva seppellito il tesoro. E doveva essere un posto con la vanga, quindi in realtà dovrebbe essere anche abbastanza riconoscibile. Però non mi ricordo effettivamente dove si trovava il tesoro. Un mare così immenso e un uomo così piccolo. Perché doveva trovarsi qua, se non mi ricordo male. Oops. Però non mi appare la vanga. Ah, aspetta. Ecco.
Ah no. Ma no. Perché il pesce? Ma mi è spuntata la vanga, non la canna da pesca. Oddio, che scammata. Ecco, forse era questo il tesoro. E ora possiamo consegnarlo alla moglie. La tua... Esatto, diamoglieli. Oh mio Dio, questo è di mio marito. Stai dicendo che l'ha guadagnato portando i turisti sulla sua barca? Sì, ricordo di averlo visto caricare persone a bordo. Da lontano sembravano banditi. Non è assurdo? Lo sapevo che mi amava davvero. Era un uomo così buono e onesto. Allora, diciamo grazie che... Grazie mille. Pregherò ancora affinché possa tornare a casa sano e salvo. Non appena avrò fatto un po' di shopping. Ovviamente. Perché sto facendo questo? Sto un attimo facendo delle buone azioni, esatto. Perché per formare le chiavi ho preso anche tanto malus da cattive azioni. Quindi sto cercando un attimo di riequilibrare il mio karma. Sto decisamente cercando di riequilibrare il mio karma. Anche perché rubare dentro le case o comunque fare tanti di quei piccoli gesti consuma praticamente la... Ti sei già sbarazzato di quel fantasma. Consuma la vostra, diciamo, la vostra barra di buone azioni. E quindi sto cercando un attimo di riequilibrare il karma. Ok. In vero tu sei stato un fidato marinaio. Forse... Vabbè. Ok. E adesso lo spirito finalmente se n'è andato. Ed è così abbiamo praticamente sbloccato la gara di caccia di calcio al pollo. Divertentissima, tra l'altro. Allora te ne sei sbarazzato? Sì. Ci sei riuscito? Fenomenale, vienici a trovare. Oddio, perché ha cambiato voce? What the fuck? Ok. E adesso, dopo aver completato questa missione, abbiamo sbloccato lo stadio di caccia di calcio al pollo. Ok, giochiamoci. E adesso siamo pronti. L'area di punteggio è composta in varie sezioni. Più lontano riuscirai a cacciare il pollo, più alto sarà il punteggio totalizzato. I calci in diagonale verso la sezione all'estrema destra o all'estrema sinistra segnano più punti dei calci centrali. La potenza del calcio è determinata dalle tue abilità di forza e velocità. Prendendo la rincorsa potrai eseguire calci più lunghi. Hai solo 5 calci a disposizione. Se oltrepassi la linea bianca, il calcio verrà automaticamente annullato. Quindi questo è il primo tiro. Non male. La sezione centrale sinistra vale 50 punti. Ok. Ora, se facciamo invece così, arriviamo a 100. Bel volo, un calcio nella sezione all'estrema destra. Sono 100 punti. Basta che voi teniate il pulsante di corsa e poi calciate il pollo. Così, molto sei easy. Un calciapolli provetto. La sezione all'estrema sinistra vale 100 punti. È importante fare questa missioncina per la ricompensa, ovviamente. Ah, qua ho fatto 50. Davvero niente male. La sezione centrale destra vale 50. C'è anche da dire che io ho tanta forza e velocità perché le ho livellate. Quindi è anche per questo che riesco a fare tutti questi punti. Un vero massacro di polli. Un calcio favoloso nella sezione all'estrema destra. Sono 100 punti. Ok, abbiamo finito. Accidenti, credevo che i polli non potessero volare. Forse gli ho dato del cibo troppo leggero. Ma i patti sono patti. Per onorare le tue doti di calciatore ti do il cappello da pollo. Cappello da pollo. Esatto, che è praticamente era l'unico cappello, esatto, che avevo, ricorda. Ricorda, non pensare di vincerne altri. Esatto, è l'unico premio che si può ottenere facendo tot punteggio. Noi ovviamente li abbiamo già fatti, quindi abbiamo ottenuto l'oggetto extra, quindi l'oggetto speciale del pollo. Bene, detto questo, in realtà potremmo esplorare le case adesso per vedere se troviamo qualcosa nelle altre case che non sono riuscito a frugare prima, perché erano chiuse ovviamente essendo notte. Adesso invece che sono aperte possiamo, che okay, qui non c'è nessuno in casa, quindi possiamo, esatto, possiamo praticamente
rubare tutto quello che ci viene mostrato. E dopodiché finalmente possiamo parlare con Dedalo. Allora, lì c'è l'altra casa. Ma credo che questa però già c'eravamo entrati, se non sbaglio. Sì, sì, in questa c'eravamo già stati. Non credo che ci siano loro altre case. Un bravo spadaccino che combatta al tuo fianco? Ah no, c'è questa, c'è quella dell'armaiolo. Ah, c'è, sì, c'è ovviamente anche l'armaiolo che possiamo... che possiamo derubare. Ecco, la razzia di Oakvale. Questi sono tutti i libri che possiamo donare alla scuola di Bowerstone. Quindi ricordatevi che appunto possiamo donare libri alla casa di alla scuola di Bowerstone. Qui c'è il negozio di armi. Possiamo anche rubare adesso. Signore, sei tornato. Possiamo anche rubare, però io in realtà voglio commerciare. Ecco, qui abbiamo già degli equipaggiamenti molto meglio. Molto meglio, oddio. L'elmo radioso in realtà è l'unica cosa che ci dà praticamente un allineamento positivo di 12, vedete? Praticamente è tutto uguale rispetto all'elmo di metallo, solo che quello radioso ci dà un bonus al... ci dà un bonus al karma. Quindi compriamo tutto il set radioso, che è veramente bellino. Stivali di maglia radiosi, esatto. Ok, abbiamo speso un pochettino, però va bene, ci sta alla fine. Qui abbiamo tutti i miglioramenti, questi sarebbero fighi, però per il momento non ne abbiamo bisogno. E detto ciò, cambiamo. Eccoci qua. Iniziamo ad assumere la forma di un guerriero. Iniziamo un attimo a crescere la nostra... anche la nostra... diciamo la nostra... come dire, la nostra compagine estetica. Sì, Dedalo, ho capito. Stai zitto. Zitto, Dedalo. Zitto, zitto. Ok, qui invece in casa c'è qualcuno, quindi dobbiamo fare attenzione. Però saliamo, così non ci vedono. Pozione di cura, viaggio dell'eroe. Ok. Nessuno ha visto niente. Ah, ho sentito parlare di te. Ok, questa era di spalle, quindi non ci ha visto. Ora vediamo se esce. Cosa starà facendo? Oh oh, la guardia? No, non mi ha detto nulla la guardia. Dritone il grande, così lo chiamano. Sì, girati. Ok. Rimetti tutto a posto. Guardie! No, rimetti tutto a posto che? Non dovresti vedermi. Perché eri di spalle? Non vorrei che ora... minchia, mi hanno sgamato. Porca troia. Allora, sbrighiamoci prima che vengano le guardie. Ok, almeno paghiamo la multa e basta. Eccola, il soldato. Sì, paghiamo. Qui c'è la casa che possiamo comprare, costa 5.000 pezzi d'oro, è una bella cifra da spendere, però questa in realtà era la nostra casa da bambini, quindi direi che ci sta. E possiamo anche affittarla. Quando si affitta la casa praticamente noi abbiamo la possibilità di guadagnare denaro, quindi sì, affittiamola. E qui invece se non sbaglio la possiamo vendere, ah no, migliorare l'attrezzatura, ok, no, niente di che. La casa ovviamente in questo caso, dato che è affittata, non mi dà la possibilità di poterci entrare, ma anche volendo non c'è niente che si poteva prendere all'interno della casa. Quindi direi che va bene così. Qui già ci siamo stati?
Sì, ci siamo già stati qua. Abbiamo razziato tutto come giusto che sia. Ok, non credo che ci sia altro da fare qui. Possiamo parlare con Dedalo. Oppure andare alla porta insieme a insieme a quello spadaccino per sacrificarlo, praticamente per ucciderlo, e fare aprire la porta. Quindi io direi che a questo punto vediamo un attimo la mappa dove si trovava, però era questa la porta, quella della gola di Greatwood. Caverne no, è dove c'era il moltiplicatore. Cotta girosa no. Questo è dove devo ingrassare. Sto cercando di vedere un attimo dove si trovava appunto quella porta. E credo che sia quella della gola di Greatwood. Sì, è proprio quella della gola di Greatwood. Quindi posso andare alla porta di Cullis. Ok. Possiamo farlo insieme. Credo, allora, credo che funzionava così. Che combatta al tuo fianco. Buongiorno, Ero. Sì. Sì. Eccellente. Muoviamoci. A questo punto teletrasportiamoci. Perché sì, lo dobbiamo praticamente uccidere davanti a lui. Se vuoi ancora? Ti seguo. Però evitiamo di farlo morire, quindi deve fare male. Preparatevi a combattere. Ovviamente non li one shottiamo perché abbiamo il martellozzo e siamo anche più forti adesso perché ho aumentato la forza. Ecco qua. Era questa la ecco la mia proposta. Esatto, tu compi un atto di grande malvagità davanti ai miei occhi. Fermo. Ecco la mia proposta. Non bastava ammazzare lui? Oddio, ero convinto che funzionasse. Niente, vabbè. Fail. Niente, fail. Poi comunque vi farò vedere come aprire le porte, ovviamente. Faremo magari una cosa a parte, una puntata a parte dove faccio vedere le aperture delle porte. E le facciamo a una, così vi do anche le condizioni precise per aprire le porte, anche perché un paio me le ricordo, un paio invece a quanto pare ho qualche lacuna. Va bene, Dedalo. Eccoti qui. Pensavo fossi diventato troppo famoso per farti vedere da queste parti. Temo di non aver sentito più nulla di tua sorella e non c'è altro che io possa fare. Ma c'è ancora una speranza. Una veggente cieca vive con il clan del bandito Doppia Lama. Forse può dirti qualcosa su tua sorella. Una veggente. La veggente è molto vicina al re dei banditi. E non è una coincidenza che ai banditi stia andando tutto così bene ultimamente. Hai sentito di Doppia Lama? Era un eroe una volta, un grande eroe. Ma non aveva molta pazienza con la Gilda. Se ne andò e riunì una dozzina di fazioni di banditi. Ho sempre pensato che ci fosse lui dietro l'attacco alla tua casa. Questa potrebbe essere la tua occasione. L'accampamento non sarà lontano da Oakvale. Il villaggio è spesso sotto attacco. Ho lasciato delle carte missione con i dettagli alla Gilda. Ed è dove siamo andati noi prima, alla scogliera. Noi prima, andando alla scogliera, abbiamo visto che c'era quella sorta di cancello chiuso. Ecco, quel cancello chiuso era esattamente il cancello. Allora, Gilda degli Eroi. Forse dovevo ammazzare più persone. L'atto di grande malvagità era ammazzare più persone in una volta, se non ricordo male, sapete? Ora che ci penso. Allora, possiamo aumentare ancora? No. Allora, aumentiamo la bella resistenza. Ok. Così diventiamo sempre più grossi, sempre più forzuti. Allora, ecco, veggente dei banditi. Perfetto. Accetta missione e scommesso. Andiamo a vedere che scommesse ci sono. Allora, veggente dei banditi, nessun graffio, risparmi ai banditi, senza uccidere alcun banditi, strage dei banditi.
Uccidi almeno 24 banditi. Easy. Nessun graffio la prendo pure, ma sicuramente non riuscirò a completarla. Perché mi colpiranno sicuro. Che tanto le missioni caccia al pollo, calcia il pollo e il tesoro del pirata le ho fatte come missioni, quindi perché me le segnala ancora? Strano sta cosa, non vorrei che si siano buggate. Allora, quanto abbiamo registrato? Ok, credo di non perdere troppo tempo con la missione, perché siamo decisamente OP, quindi li possiamo disintegrare tutti subito i pirati, cioè i pirati, i banditi. Solo che qui, se non sbaglio, c'è anche la boss fight di mezzo. Però vabbè, la boss fight alla fine non dovrebbe essere un grosso problema. Siamo decisamente forti. Qui adesso comincia la missione. Striscia oltre quei banditi per raggiungere il loro accampamento. Esatto, qui c'è la parte furtiva. Se dovessero vederti, daranno l'allarme e chiuderanno il cancello. Se accadesse, resta nascosto finché i cancelli non verranno riaperti. Esatto, anche ucciderli non cambia nulla. Allora, premi block maiusc per attivare o disattivare la modalità furtiva. Quindi, questo è il caps lock. Se li dovessi uccidere, credo che non cambia nulla. Perché danno l'allarme. No, no, forse no, sai, forse mi ricordavo male. È che qui sono in due, quindi... Quindi qua dobbiamo superarli con la furtività per forza. Ecco. Ok. Perfetto. Credevo che killandoli scattasse l'allarme, invece no. Hai sentito cos'è successo a Stern? No, che ha combinato quell'idiota stavolta? Ha perso il suo dannato cappello in una razzia e ci ha messo una settimana a tornare all'accampamento. Già, non si può entrare senza essere equipaggiati di tutto punto. Ho la sensazione che il vecchio doppia lama si stia innervosendo. Chissà che gli è preso. Esatto. Ehi, chi va là? Quindi il nostro obiettivo è quello di recuperare tutto l'equipaggiamento dei banditi. No. Ok. Perché qui abbiamo la missione di non farci colpire. Però vabbè, ora lo vediamo. Ah, ho calibrato anche le spade nel frattempo. Vedete, ci sono le spade che combattono per me. Questa è un'altra tecnica che ho appreso. Le spade eteree. Ale. Questo mi ha preso così, al contrario, tipo. Vabbè. Rip. L'obiettivo della missione è quello di recuperare, esatto,
tutto il set dei banditi. Quindi adesso possiamo andare ormai corpo a corpo, tanto la sfida, quella lì l'abbiamo persa. Quella senza un graffio l'abbiamo persa, quindi tanto vale ormai. Guardate adesso come siamo più rapidi col martello, perché abbiamo aumentato il nostro fisico. One shottato. Tra l'altro, quando sentite questo rumore, tipo dling, così, è un colpo critico. Non posso guardare. Sono critici quelli, quando sentite questo rumore. Mi sa che questa puntata verrà un po' più lunga. Allora, pantaloni da bandito. Ovviamente facendo tutto il corridoio prenderemo tutto l'equipaggiamento. Mi dispiace, ragazzi. Ok. Vedete, proprio li one shottiamo proprio easy. No, non è una ferita grave. Sei solamente morto. Figurati. Qui c'è un altro. Così no. Scommessa vinta. Abbiamo ammazzato almeno 24 banditi. Scappa. Questa è la tua sola speranza. Ok, qui c'è un altro pezzo. Se non ricordo male. Esatto, i guanti. E qui c'era un altro forziere. Lo scopo è praticamente avere tutto il set del bandito. Infatti, se noi adesso andiamo su inventario, andiamo su abbigliamento, ecco, completo del bandito. Mi mancano solo le scarpe che si trovano qua davanti. Infatti vedete 4 su 5 l'obiettivo là in alto a destra. Ok, qui dovrebbe esserci l'altro forziere. Esatto. E dovremmo ottenere anche... No, la fiala di resurrezione, oddio. Cosa? Ah, uno era un prode cavaliere. La sua... Quindi c'era un mago cattivo che indossava le vesti. L'ultimo... Era un ladro. Dov'è esatto. Il prode cavaliere. Ci vogliono. Lui praticamente vuole vedere i tre set delle armature. Quello di piastra radiosa. Quello del mago oscuro. E il ladro. E io ovviamente le ho tutte e tre. Perché le piastre radiose le abbiamo appena prese. Quella dell'abito oscuro noi già l'abbiamo preso pure. Almeno credo che mi valga quello come abito del mago oscuro. Però mi manca un altro forziere. Ero convinto di averli presi tutti. Invece mi sa che uno l'ho cippato. È probabilmente preso dalla foga. L'ho mancato. Potrei anche far diventare giorno in realtà, così magari... Ah, eccolo, mi sa che era questo. Esatto, stivali da bandito. Adesso abbiamo praticamente tutto. Ora, per aprire quella porta, dobbiamo mettere in ordine, se non ricordo male appunto, l'armatura questa qua radiosa, l'armatura di piastre radiosa. Poi le vesti del mago oscuro. L'abito dello stregone scuro e poi il ladro, questo qua, il set questo qua del bandito. E teoricamente dovrebbe aprirsi, se non ricordo male. Perché noi man mano che ci presentiamo con i vari set, dovrebbe cambiare il dialogo della porta. Quindi andiamo d'abbigliamento, piedi, bandito. Ok. Dov'è il... No. Il prode cavaliere. Ah, quindi li devo mettere in ordine, ok. Allora, inventario, abbigliamento, abiti, cotta di maglia radiosa. Dovrebbe essere questa. Dov'è il prode cavaliere?
che sto a... What? Non era questa? Mi ricordavo fosse quella radiosa. Perché poi c'è quello della volontà oscura, che era il mago. Dov'è? Ah. Quindi non valeva? Dov'è il prode cavaliere? Eh no, non vale allora quella radiosa. Forse è un altro tipo di armatura. Forse è quella piastra pesante. Non la cotta di maglia, è la piastra pesante forse. Ok. E qui siamo arrivati all'accampamento dove finalmente possiamo entrare. Però l'accampamento lo facciamo la prossima volta. Quindi grazie per essere stati con me e alla prossima.